Il Movimento 5 Stelle responsabilmente sta dando il proprio contributo, alla luce ovviamente del disegno di riforma buona fede che avevamo già descritto e delineato, per portare in porto questa riforma. Io credo che sia un atto di responsabilità lavorare tutti cercando anche di raggiungere un giusto compromesso. Vedo che ci sono alcune forze politiche, a partire da Italia Viva, che si stanno opponendo a qualsiasi compromesso. Spero che questo sia superato, perché non vorrei che qualcuno coltivasse la prospettiva di voler andare a rivotare per il nuovo CSM con le vecchie regole. Sulla selezione dei magistrati, lei ritiene che la mediazione proposta dalla ministra Cartabia sul sorteggio dei collegi sia accettabile? Guardi, mi aggiorneranno adesso sulle ultime modifiche, perché sono stati riunioni anche tutto il giorno. Noi riteniamo, ripeto, e siamo disponibili a un giusto compromesso anche sul sistema elettorale. Ci sono alcuni pilastri per noi che non possono essere toccati. Noi vogliamo una distinzione dei ruoli chiara e netta tra politica e magistratura. Le cosiddette sliding doors, queste porte girevoli dove si entra e si esce da un campo, rischiano di disorientare i cittadini. Questo è un primo pilastro. Così come il fatto che venga mantenuta la possibilità di un passaggio di funzioni. Perché quando si diventa magistrati spesso si sceglie una strada che può essere quella della magistratura inquirente o requirente, ma poi semmai con l'esperienza si vuol cambiare, perché si matura un diverso interesse, una diversa sensibilità. E sul sorteggio? Sul sorteggio, ripeto, su questo adesso lo valuteremo insieme. L'importante, io dico, è che il sistema sia equilibrato. È chiaro che se il sistema elettivo può anche contrastare quello che era l'eccesso, poi per quanto riguarda della logica correntizia, ancora meglio.